Buona serata news a Luca Ruffino, PDL, Buonasera. Coordinamento Cittadino, e Luca Gandolfi, consigliere provinciale dell'Italia dei Valori. Buonasera a tutti. Sì. Allora, prima di attaccare, Perfetto. riassuntino del tema del giorno, che è sempre il caso Boni. Insomma, cambiano le regole. Sì, tutto cambia a seconda delle utilità. Io però credo che, cioè, di sua iniziativa, Boni, per coerenza intellettuale con quella che è sempre stata la sua linea in queste situazioni, dovrebbe, ripeto, di sua spontanea volontà, rassegnare quantomeno le dimissioni dal ruolo di Presidente del Consiglio regionale. Quindi una Quantomeno, perché quello è un decisione ruolo. personale dovrebbe prendere. Ma secondo me sì, secondo me sì. Anche perché poi, vista la regola che vige ultimamente, che ogni volta che Bossi fa un'affermazione poi in realtà, come dire, casca nel dimenticatoio e viene fatto esattamente l'opposto. Vedi ad esempio il comizio a Milano in cui diceva: se il PDL non fa cadere il governo Monti, noi non diamo più il sostegno alla regione Lombardia, invece sono ancora lì incollati alla sedia. Se, come è stato detto nel servizio, Bossi ha appena detto che non si deve dimettere, la logica dell'ultimo periodo, come dire, induce a ritenere che poi si dimetterà, visto che viene sempre smentito. Questa ovviamente è una provocazione, ma insomma, Sì, no, al di al là di delle là, al di là della provocazioni provocazione, che ci fanno credo divertire un sacco, però il no, 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 succo. il succo è che quantomeno dal ruolo di presidente del Consiglio regionale, Boni si debba dimettere proprio perché è un ruolo di garanzia dell'Aula e non può essere tenuto da una persona che è inquisita. Per carità, con tutto il garantismo di questo mondo, cioè, per carità, verificheremo poi Sì, i magistrati nei tribunali, i verificheranno, magistrati, certo. eccetera, eccetera. Perché no, invece? Ma questa francamente è un'analisi Ecco, che io le dico risulta anche una per cosa, rispetto perché nei poi. confronti dei soggetti indagati, per rispetto nei confronti degli organi inquirenti, io ritengo giusto e opportuno che debbano essere perseguiti coloro che divulgano informazioni che in questo momento non hanno francamente nessuna valenza. Vabbè, Se, su. anche perché rischiano di compromettere le Allora, indagini. su questo tutti Sì. d'accordo, però insomma non riguardava questo la dichiarazione di Alfano. Se viene dimostrato che c'è un attacco politico alla Lega, noi dobbiamo sostenerla, è un nostro alleato. La domanda si riferiva al caso Boni. Mi dispiace, io non vedo, non sarò in linea con il segretario Angelino Alfano, mi dispiace, io non vedo assolutamente un attacco di tipo politico nei confronti di Boni. Allora, Bossi si è pronunciato per caso nei confronti di Nicola Cristiano? Non credo proprio. Si è manifestato nei confronti di Ponzoni. Cioè, qui stiamo parlando di atti di natura giudiziaria che niente hanno a che vedere con la politica, ma con le sporcacciate poste in essere, Perfetto, forse, da qualcuno. Politica, non c'entra niente, non è un attacco politico questo. sottoscrivo. Tra l'altro posso far notare un'altra cosa, cioè oltre alla discrepanza di comportamenti con i due casi che ha appena citato, cioè quello di Ponzoni e Nicoli Cristiani, la Lega stessa ha utilizzato due pesi e due misure nei confronti di due suoi esponenti, uno oramai è un ex esponente, cioè il consigliere provinciale Paoletti, che anche lui Poco è, visto come adesso, infatti. dire, coinvolto in questa indagine. E mi pare che il consigliere Paoletti, per quello che ho potuto vedere nel corso di questi mesi, io ricordo l'estate scorsa, è stato massacrato dalla dirigenza leghista sui giornali, ne dicevano di tutto e di più, fuori dalla Lega, espulso e quant'altro. Cioè, delle affermazioni. Poi non so se magari c'era qualche inesattezza da parte dei giornalisti, ma non credo. Comunque, veramente, vedo due pesi e due misure nei confronti di due che hanno fatto parte della Lega. E questo Beh, penso, dà anche da c'è pensare. anche una possibilità. Certo, Allora, tutto è possibile. mentre qui si parla di permessi edilizi a Cassano d'Adda, esatto, Che è dove c'era Paoletti. sindaco, Certo. assessore, Paoletti e così via, insomma c'è la possibilità che Boni abbia potuto spiegare, Boni tra l'altro è accusato di aver preso soldi per il partito, Paoletti
nessuno ha mai detto che ha preso soldi per il partito, se li ha presi, li ha presi per sé. Allora questa è già una differenza fondamentale che spiegherebbe... Io non entro nel dettaglio della questione giudiziaria, però, sì, però lei le cose che quanto sto dicendo meno, le meno. Sa da quattro mesi sì, anche lei. Sì, allora, sì. Quindi, tra l'altro appunto Paoletti ha ammesso... Non sto facendo degli scoop, no? Qualcosa ha ammesso, Boni no. Insomma, però, potrebbe essere spiegata anche con questo la differenza di comportamento della Lega, che non inficia il fatto che certo, forse tutti noi ipotizziamo e auguriamo che una persona investita nella tempesta giudiziaria di questo tipo si riesca, come si è sempre detto, quantomeno per difendersi meglio. Però assolutamente. Tra Paoletti e Boni qualche differenza c'è. Sì, anche di potere e di posizione sicuramente. No, anche no, quello. No, di posizione giudiziaria. Di posizione giudiziaria. Di posizione giudiziaria. Di tutto però, eh. No, di posizione giudiziaria. Anche. No, soprattutto. Anche. Perché, allora. No, nel senso che per quello che diceva lei, ed è vero, cioè Boni... Qui ci troviamo di fronte a uno che ha ammesso di avere preso dei soldi e un altro che evidentemente ha dimostrato che ha ammetterà l'altro che giudiziariamente c'è differenza. L'altro dice che riuscirà a spiegare, però la cifra... E lo farà martedì. Esattamente, in consiglio regionale. Però la cifra che riguarda Boni si allarga di giorno in giorno, perché la prima giornata si parlava di 1.000.000 euro, adesso negli articoli si parla di 1.900.000 euro, quindi aumenta sempre di più. Poi queste non sono tutte state, come dire, erogate fisicamente, perché quelli erogati sarebbero 300.000 euro, ma sarebbero secondo quanto... Su questo sono d'accordo con lei, basta l'intenzione per me. L'intenzione è già troppo. Sì. Allora, poi c'è un altro problema, secondo me. Cioè, problema no, perché c'è questo architetto Ugliola, no? Ecco. Allora, triadi di ex assessori al centro del sistema, perché insomma poi l'evoluzione della situazione è questa qua. La triade erano gli assessori, cioè Davide Boni assessore al territorio, certo. Nicola Cristiani assessore all'ambiente e Buscemi, che sarebbero rimasti invischiati nel meccanismo di presunti rapporti illeciti. Questo non è male, eh. Io non so. Grazie quadro, a Paolo Giarrusso. Il quadro si complica e peraltro... Si incomplica e si ingigantisce. Sì, ecco, tra l'altro c'è un aspetto che credo vada sottolineato, perché sentendo Formigoni lui continua a oltranza a dire ma la giunta non è stata coinvolta perché Boni adesso è presidente del Consiglio regionale, Nicola Cristiani era vicepresidente del Consiglio regionale. Però se questa pista che emerge adesso dalle indagini porta a effettivamente dei fatti che poi verranno provati, cade il castello costruito in questi giorni da Formigoni, perché a questo punto questa che viene definita la triade è una triade di quando questi tre personaggi erano assessori, e quindi a maggior ragione viene coinvolta la giunta Formigoni, non di questa legislatura, ma di quella precedente, però sempre Formigoni, visto che è 20 anni che è lì praticamente. Insomma. Cioè, come dire, un po' di colpa ce l'ha anche lui? Insomma, delle responsabilità ce l'ha. Peraltro io ricordo, posso aggiungere solo una cosa telegrafica, io ricordo sempre con un certo stupore una frase che Formigoni ha ripetuto a proposito del caso di Nicola Cristiani, a oltranza in più occasioni, si può trovare anche su YouTube facilmente nei vari filmati, in cui Formigoni ha detto ma se io in questa legislatura non l'ho più nominato assessore, qualche ragione ci sarà stata, come dire sapevo qualcosa, se non sapeva proprio diciamo qualcosa subodorava, se vogliamo dire così. Però questo l'ha detta, non ricordo se su Nicoli o su Ponzoni, però no, detto forse su Ponzoni, anche perché è vero che Penati si è dimesso quasi subito dalla carica di vicepresidente del Consiglio regionale, si è autosospeso dal partito, poi sicuramente il PD ne ha preso le distanze anche abbastanza rapidamente.
cosa che invece non ha fatto la Lega in questo caso con Boni. Quindi tutti distinguo, peraltro io ricordo che il caso Penati, cioè Penati è stato massacrato mediaticamente per mesi. Poi, perché Boni e gli altri no? Beh, Boni non per mesi, adesso per giorni. Beh, poi caspita, vedremo. da quattro Ponzoni, che se ne parla. No, assolutamente. Ponzoni... Non è stato massacrato per anni? Per anni, vabbè, ma meno, ma molto meno di Penati. Penati era sulle TV nazionali. A parte il peso politico dei due. Certo. Che... Certo, è quello, allora, scusa, è quello sicuramente. Penati era capo della segreteria politica di Bersani, certo. È stato presidente della provincia, competitore alla regione. Chi ha sbagliato, le cose paghi, me le ricordo bene, per le vicissitudini giudiziarie e finanziarie, per via del fallimento, della bancarotta fraudolenta, per non parlare poi della villa che era intestata alla suocera piuttosto che alla moglie, di Ponzoni sono anni, ma quindi... non con quell'intensità mediatica che c'è stata sul caso Penati. Poi, e che io per mi carità, auguro se che ha sbagliato, ci sia sempre, ci ma sia sempre. Me lo auguro poi, anch'io, ma me lo auguro suo. Anch'io, ma me lo auguro anch'io che ci sia sempre, però vorrei che ci fosse nei confronti di tutti nella stessa maniera. Questo dico, però è chiaro che il quadro complessivamente preso è veramente preoccupante. Che c'è stato su Bersani disponibilità immediata ad essere ascoltati o a presentare una ma nel frattempo, nelle more, cioè prima di andare a discutere con il Consiglio regionale della Lombardia, a mio modestissimo avviso, ma proprio per il rispetto quasi reverenziale che ognuno di noi dovrebbe avere nei confronti dell'autorità inquirente, certo, della magistratura, indipendentemente da quelli che possono essere i giudizi personali sulle persone, però nei confronti dell'autorità che sta indagando su di te, cioè tu prima gliela vai a raccontare al Consiglio regionale e poi quando ti chiamerà con calma gliela racconti al pubblico ministero, ma quello si prende gli atti del Consiglio regionale, legge quello che hai detto, certo, e la prima volta che ti pizzica davanti a un interrogatorio ti fa un mazzo grosso tanto, a meno e che forse pure ha ragione. Io sono un utopista probabilmente, a meno che lui martedì non vada in aula e dica che si dimette dal presidente del Consiglio regionale facendo un bel gesto giusto e poi andando nelle sedi opportune tentando punti, di spiegare. Tra l'altro, giusta la riflessione che faceva il collega, nel senso che la magistratura inquirente molto probabilmente sa 100 volte di più di quello che è uscito sulla stampa in questi giorni, anche perché gli atti erano segretati, qualcosa è uscito, non si sa mai come, non si sa mai perché, però è chiaro che quello che c'è nelle mani della magistratura probabilmente è molto di più e penso che prima che escano queste notizie dalla magistratura, penso, giochiamo a far finta, se no in 3 minuti però, lo scoprono. Sì. Prima che faccia un avviso di garanzia al presidente del Consiglio regionale, penso che ci pensino 10 volte, penso che verifichino tutti gli elementi in loro possesso prima di fare una cosa del genere, perché lo sanno. Sì, lo tutti sanno magari che è una cosa, no, perché altrimenti non avrebbero chiesto il supplemento di indagine, però certo, buona parte sicuramente sì, insomma, anche perché sennò l'ufficio del GIP... Certo. L'approvazione per il supplemento di indagine non la concede, non la concederebbe. Ma in realtà drammaticamente cambiando e sta evolvendo giorno dopo giorno senza delineare qualche cosa di chiaro. Proprio per il quadro politico inteso nel senso più generale della crisi della credibilità della politica, quando accadono queste cose, si sta allargando sempre più, a maggior ragione è necessario andare a elezioni per ripulire il quadro, per ridare legittimità a chi governa, perché altrimenti veramente qui adesso ribadisco con tutte le garanzie del caso, però come giustamente diceva il collega che è tecnicamente dentro alla cosa per la professione che svolge, è chiaro che insomma molti elementi pesanti ci sono. Ma questo sì, allora qui ritorniamo a mani pulite, perché una differenza si disse, però una differenza si disse, allora si prendevano soldi per il partito, adesso si prendono soldi per metterli in casa. Allora qui pare che sia uscito che Boni abbia contribuito col suo braccio destro Ghezzi ad essere collettore di denaro per il partito e non per sé.
anche lo stesso se verso, si dice, verso alcuni esponenti si del dice, partito, non nelle casse direttamente della Lega. Vabbè, questa era la precisazione. Non lo so né io né lei, lo so. Il comunicato ufficiale della Lega dice che non c'è niente e ha parlato il vertice della Lega. Non c'è niente nelle casse della Lega, ma non hanno verificato nelle casse degli altri esponenti. Senta, l'opposizione la fa lei, non certo, io. Se non viene in mente lei a dire che per forza che nei conti della Lega non ci sono le tangenti, io leggo gli articoli, semplicemente quello che dicevano gli articoli in questi giorni. Senta, nulla di più. Lei, da quello che ha detto la Lega, aveva la palla sul dischetto del rigore, però l'opposizione c'è lei, non io. Certo, se non le è venuto in mente di dire, ma guardate che sui registri mica ci scrivono i soldi che arrivano dalle tangenti, per forza che non c'è niente, che posso dirlo io. Tra l'altro era già sulla stampa dei giorni scorsi, quindi le affermazioni dei leghisti lo stesso, perché immagino che non sia venuto in mente solo a me, Rufino, ma l'hanno letto tutti nei giorni scorsi, già nei primi articoli che erano usciti, che non li avrebbero trovati certo nei conti della Lega. È tornato alla ribalta ieri, che la politica abbia dei costi, questo è fuori di dubbio, ma è altrettanto fuori di dubbio che negli ultimi anni i rimborsi elettorali ai partiti hanno foraggiato abbondantemente le casse dei partiti, che non è che hanno bisogno ancora di altri fondi, è un problema. Ce n'hanno ancora lì. Allora, guardiamo il caso Lusi, se è riuscito a intascare la cifra che si è riuscito a intascare senza, dicono, che nessuno se ne fosse accorto. Ragazzi, vuol dire che gli avanzavano. No, qualcuno se ne è accorto. Qualcuno se ne è accorto, qualcuno ha detto di non essersene accorto. Poi perché qualcuno anche lì la magistratura appurerà quello che effettivamente è avvenuto. Io faccio una riflessione proprio. Bella iniziativa. Anche questa notizia. Grazie Ruffino. Grazie e grazie a Gandolfi per essere stati con noi, grazie a Paolo Giarrusso che ci ha seguito ed informato dalla redazione. A tutti l'augurio di una buona serata.